Buongiorno, sono Mariam e vengo da Georgia. Dal 2012 ho chiesto asilo politico Stato italiano che è stata accettata. Quindi dopo il 2012 vivo senza passporto, ho studiato, ho lavorato sempre e verso il 2019 sono stata licenziata. Dopo il licenziamento è arrivato il Covid, ho fatto molta fatica a pagare l'affitto. E giustamente con questa storia, perché ho due bambini gemelli di 6 anni, sono mamma da sola e non ho potuto pagare più affitto e mi trovo molto in difficoltà a trovare qualche casa in affitto. Mi chiedono due contratti, due busta paghe, io non lavoro, non riesco a trovare anche un lavoro normale perché ho due bambini da seguire e niente, sono in mezza strada. Dimmi cosa potrebbe succedere oggi. Niente, mi buttano fuori. Cosa può succedere oggi? Mi buttano fuori. Mi auguro che no, però, perché giustamente anche il proprietario ha bisogno sua casa e il comune gli chiude gli occhi, non mi vogliono sentire proprio. Ho chiamato 100.000 volte gli assistenti sociali, non mi hanno fissato neanche un colloquio per vedermi, per ascoltarmi. Fanno finta che non esisto, basta. Ascolta, e delle soluzioni alternative tu le hai o no? No, Non sai dove potresti andare questa sera? No. I tuoi bimbi sono andati a scuola? oggi ho mandato a scuola, sì, perché Certo. giustamente abbiamo deciso di non fare stressare i bambini. C'è stata però della solidarietà, ci sono un po' di persone qui sotto casa per Sì, difenderti. Unione Inquilini, tantissimo, mi sta accanto, 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 non tanto, e tantissime persone, sì. Ascolta Marian, se avessi qui davanti il sindaco di Sesto San Giovanni, che cosa gli diresti? Caro sindaco, siamo visti un paio di mesi fa, mi ha detto che gente buona non li buttate e non li lasciate in mezza strada. Qual è? Come capirà chi è gente buona e non è buona? Mi fa spiegare questa cosa? Come mai?